Riccardo, la partita con Vibo è finita male sia per te che per la squadra, un infortunio e una sconfitta alla vigilia forse inaspettata. Sì, è finita male per me in tutti i sensi, infatti anche ieri quando ero in ospedale in sala d'attesa continuavo a ripensare alla partita più che al dolore della spalla. È finita male perché non siamo riusciti a portare a casa sicuramente quello che volevamo e che ci serviva, che era la vittoria. Noi ci servivano punti. Ne abbiamo portati a casa il minimo indispensabile, secondo me si poteva fare molto di più anche perché eravamo partiti forte e poi non siamo stati in grado di mantenere il nostro livello di gioco come quello del primo set. Forse attualmente questo è il nostro limite, ci manca qualche sicurezza, qualche meccanismo che dobbiamo un po' ritrovare, quindi peccato perché adesso arriva un periodo veramente duro, dovremo giocare contro Civitanova, poi contro Piacenza e Verona, sarà davvero tosto adesso. Il tuo infortunio, il tuo problema alla spalla, cos'è successo e che tempi di recupero sono previsti? Ma non si sa ancora, visto che ieri ho fatto soltanto una lastra dopo la partita, che hanno escluso fortunatamente fratture osse e sembrerebbe che ci sia stata una sublussazione, però adesso dovrò fare domani una risonanza per vedere l'entità dei danni alle parti molli. Quindi con la Lube la speranza c'è o? No, non credo, con la Lube purtroppo non credo, spero di recuperare il prima possibile per la partita dopo, però sarà dura e bisognerà prendersi il tempo che serve.